Una raccolta fondi per aiutare un bambino di nome Giuseppe che lotta contro la ganglosidiosi, una malattia del metabolismo. In parole semplici, l'organismo si intossica producendo una degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale prima e degli organi vitali dopo, provocando anche la morte. L'evento è stato organizzato a Scafati dall'associazione Parco dell'Amicizia. Adesso si spera una raccolta fondi per questa associazione, tutti insieme per Giuseppe e per la ricerca contro la ganglosidiosi infantile. Abbiamo avuto Giuseppe con noi, è stata un'emozione stupenda. Giuseppe che era lì in braccio alla zia ed era la testimonianza viva che noi uomini stiamo facendo qualcosa per altri uomini. Era la testimonianza viva che c'è ancora la speranza. Gli occhi di quel bambino che ci hanno guardato non potevano farci rimanere così indifferenti. Grazie a tutti quanti voi che avete partecipato. E voglio ricordare che da soli si corre, insieme si va lontano, quindi uniamo le nostre forze e facciamo che la nostra vita non sia una vita così che passi, ma una vita che lasci il segno, il ricordo del bene nelle nostre vite e nelle menti degli altri. Ancora una volta presente sul territorio con una manifestazione culturale, questa volta teniamo vive le tradizioni del vino, il vino nel nostro territorio, il vino nella storia, il vino nella chiesa, il vino nella cultura. Partendo da Bacco, passando per Omero, per arrivare a Giosuè Carducci, ai giorni nostri, l'Associazione del Parco dell'Amicizia ha voluto organizzare una serata di solidarietà, di cultura e un momento felice per le periferie, sempre presenti, sempre attivi.